Liste d'attesa, i piani di razionalizzazione delle ASL, le case di comunità e la medicina territoriale, il finanziamento della legge sulla non autosufficienza, l'avvertenza sociosanitaria regionale all'attenzione degli esecutivi regionali, dei sindacati pensionati, con la partecipazione dei segretari confederali CGIL, CISL e UIL, Carmine Cranieri, Gianni Notaro e Michele Lombardo. Abbiamo avuto solo fino adesso delle risposte parziali da parte dell'assessore alla sanità, ma che non sono, diciamo, pienamente soddisfacenti. Noi riteniamo che oltre a implementare le risorse è necessario ridisegnare il sistema sanitario regionale, perché le falle presenti in questo sistema sono tante e a pagare sono proprio le fasce più deboli della popolazione, cioè i pensionati e i lavoratori. Noi sappiamo che molta gente, il 10% è stato calcolato non da noi ma dall'Istat, della popolazione generale abruzzese, tra questi molti dei pensionati rinunciano a curarsi perché o non trovano posto nelle cosiddette liste di attesa che vanno oltre quelli che sono previsti dalla legge e sono costretti, oppure sono costretti ad andare dal privato. E non tutti hanno questa possibilità. Un confronto aperto su situazioni da evidenziare ed affrontare con iniziative di mobilitazione regionale e territoriale. Sicuramente questo non è più il momento di parlare, ma di passare ai fatti. Il perché di questo attivo unitario pensionati CGIL CISL UIL viene fuori da un incontro avuto con l'assessore Verin non più di 15 giorni fa, dove alle nostre domande ci sono state sempre le solite risposte: uno scarica barili, la colpa non è dell'assessorato ma è dei dirigenti, e comunque vedere persone anziane di 90 anni vedersi messi nelle liste di attesa 6, 7 mesi, un anno per una diagnosi, per un TAC, e vederli all'interno dei pronto soccorsi buttati su delle lettiche per 3 o 4 giorni, persone di 90 anni, mi sembra che abbiamo toccato proprio il fondo.